Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere quello che ho preso al Sephora di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Ho speso un po' di soldi, un sacco, però vabbè, diciamo che ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena perché innanzitutto, allora mi sono fatta truccare, ho potuto provare direttamente i prodotti e mi sono innamorata soprattutto di un prodottino. Anzi, di verità sarebbe di più di un prodottino, però per quanto riguarda la base, di un prodottino. Ed è questo qua. Della Make Up Forever, il nuovo fondotinta Ultra HD. Diciamo, chi conosce l'HD normale, ok, questo Ultra HD è un fondotinta. Diciamo, questo è un fondotinta che mi è piaciuto molto perché quando mi sono fatta truccare, in pratica, da innanzitutto la sensazione di fresco quando ve lo stendono, poi questa sensazione, diciamo, va scemando. Poi però, diciamo, quando iniziate a sudare, perché io, diciamo, sotto le luci iniziavo a sudare, non sentite, diciamo, la pelle che non riesce a, come dire, a respirare. La pelle invece respira tranquillamente. Io infatti non avevo problemi, e diciamo con questo fondotinta non sudavo neanche tanto, perché di solito sotto la luce, quando sono in bagno che mi trucco sotto la luce, sinceramente sudo abbastanza, vengono le righe che scendono giù di acqua, di sudore, diciamo, più che acqua, anche se alla fine il sudore è sempre acqua acida, comunque vabbè. E la cosa, diciamo, anche che mi ha colpito di questo fondotinta è stata la leggerezza. Oltre al fatto che traspira la pelle, mi è piaciuto anche il fatto che era come se non avessi niente, era come se non avessi il fondotinta. Quindi con questo fondotinta in pratica avete un trucco molto naturale. Ho chiesto se questo fondotinta avesse una buona coprenza, ma mi hanno detto ha una coprenza media, ed effettivamente è media, perché comunque se avete qualche cosa da coprire dovete comunque usare un correttore. E questa è una cosa. Però, diciamo, usando un buon correttore, e io ho comprato un buon correttore perché ho comprato i tre prodotti che hanno usato per la base, li ho comprati tutti e tre, e dopo farò un tutorial apposta che vi ricreo la base trucco che mi hanno fatto loro. Vediamo se sono capace e così vi faccio vedere anche quello che mi hanno fatto. Però, diciamo, questo fondotinta mi è piaciuto abbastanza. E il fondotinta, vediamo, eccolo qua. Ultra HD, vedete, muffe Ultra HD, 39,50 euro per 30 ml di prodotto. E questo è uno. Poi, sempre della Make Up Forever, step 1, Skin Equalizer. Vedete, base correttrice di rossori. Questo qua è il primer. È il primer che mi hanno usato per il trucco, sempre della Make Up Forever.
vedete, step 1. Questo è anche uno di quegli altri nuovi prodotti che sono usciti, che c'è questa base contro i rossori, c'è anche la base neutra, ci sono un sacco di basi e io ho preso anche questo perché, diciamo, effettivamente la prima volta che me l'hanno messa, quando mi sono truccata, ha alleviato, non di tanto, però ha alleviato il rossore della Cuperose che ho. E lo step 1 della Muffe è costato 36 euro, questo appena sopra il dito, 36 euro. Poi, come correttore, mi hanno messo il Maestro Eraser, il 3, che è quello per le occhiaie, di Giorgio Armani. Vi faccio vedere il prezzo. Maestro Concealer, 32,90. Quindi già così abbiamo sforato i 100 euro. Ok. Ma io non mi sono fermata qui. Perché? Perché ho visto un sacco di cose belline. Ma veramente, un sacco di cose belline. Allora, ho visto le nuove tinte labbra di Giorgio Armani, che si chiamano Ecstasy Liqueur. Io ho preso il 600 Adrenaline e il Maraja il 506. E questi ve li mostro subito, però prima vi mostro i prezzi. Costano 31,90 ciascuno. Qui sotto vedete, diciamo, il colore, c'è la sfuma, e questo in pratica è il colore. Mi piace un sacco il packaging. E adesso ve lo mostro. Magari io dalla videocamera non riesco a farvi vedere, però questo ha sfumature bluastre. Mi è piaciuto un sacco questo colore, veramente un sacco. E quindi l'ho preso, ho detto no, non me lo faccio sfuggire, lo prendo. E vabbè. Sempre di Giorgio Armani, sempre della Ecstasy Liqueur, ho preso il 600 Adrenaline. Questo qui è un violetto, come vedete. Mi piacciono un sacco questi colori, un sacco. Che è questa? Sephora Contouring 101 Face Palette, che per questa palette c'è un solo colore. L'ho piaciuta perché illuminante, poi c'è il colore di mezzo e ci sono tre colori a seconda della carnagione, e quindi mi è piaciuta per questo. Allora,
e questo è più a buon prezzo, 19,90, molto più a buon prezzo. Poi ho preso della Chaté, questa, la Monochrome Manicure, questa è uscita da un bel po' di tempo, diciamo io non l'avevo mai voluta prendere, però poi l'ho presa. In pratica ci sono questi due colori, e queste sono le cose da attaccare sull'unghia per fare, diciamo, i vari... E queste sono le istruzioni. Comunque, poi proveremo anche questo, non è un problema. Poi, questo è il pezzo che interesserà a un sacco di gente. Eccola qua. La confezione è una figata come sempre. Sì, il cartone. Io però vi voglio portare all'attenzione del libretto che c'è dentro. La prima pagina è questa. Se aprite ci sono i vari trucchi che potete fare, ovviamente ve ne potete inventare altre, che tanto ci sono un sacco di colori. E questa è la spiegazione in inglese. Poi c'è questo, che è un altro. E gli altri due girati dietro. Questa è la palettina, come potete vedere ci sono un sacco di colori, 3. Allora, i colori, diciamo, mi piacciono di più questi qua, come vedete 1, 2, 3, 4. Anzi, precisamente, se proprio vogliamo essere precisi, allora, questo è molto brillantinato, che sarebbe l'Eye. Il Dear Sweet, pure c'è qualche brillantina, però rispetto a questo molto meno. Poi, il Radar pure ha qualche brillantino, però non tanto. Però, questi altri due, che sono Armor e Slanted, assieme al primo Eye, hanno un sacco di brillantini. Poi questo Black Market, diciamo, non tanto mi piace, perché diciamo nero a me non è che mi piaccia, tanto. Ho trovato un po' fatica a stendere questo colore qua, che è lo Smolder. Ho trovato un po' fatica a stendere. Poi gli ultimi quattro, come vedete, sono colori molto matte. Questo e questo sono questi ultimi quattro qua, da qua in pratica a qua, 1, 2, 3 e 4. Sono matte, quindi diciamo magari potete giocare col fatto di usare questi scuri e mettere o quelli matte oppure questi qua con i brillantini, diciamo potete giocare così. La cosa bella della palette, avete un ampio specchio e avete anche il pennello a due, quindi ottima palette. Poi la useremo per fare gli smokey eye, che io smokey eye non ho fatto neanche mezzo in vita mia.
Veramente, non ho mai fatto lo smokey eye. C'è sempre una prima volta nella vita. E diciamo, con questo vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso al Sephora. Ah, però mi sono dimenticata di dirvi il prezzo di questa della Chaté, la Monochrome Manicure. €22,50. E questa dovreste sapere già quanto costa, ma io ve lo dico lo stesso, la Naked Smokey. €49,90. In pratica €50 solo lei. Con €50 solo questa, con €39 il fondotinta, ci credo che sono andata a 238 euro, ci credo che avrei dovuto spendere 264, ma siccome avevo il 10% di sconto, che equivale a €26,45, ho pagato 238,05. Quindi, anche se è sempre caro, però vabbè, non è che il Sephora ve le regala le cose. C'è la roba buona, però non ve la regala. Comunque io sono contentissima. E con questo vi saluto, poi dopo vi farò vedere, diciamo, le robe meglio. Vi farò vedere un po' di cose. Ciao a tutti!